want you but don't need you. Hey, I can't figure it out. There's something about her. Cause she walk like the fire. Jednom na mjestu vrlo dobri vratar Zagrepčana koji je kao u prvoj utakmici zaista branio fantastično. Onda jedna solo akcija Brazilca Serginja po desnoj strani, prošao je i pogodio suprotni kut domaćeg vratara Petra Škofa. S lakoćom je pretrčao Petrića i onda desnom nogom pogađa suprotni kut vratara Marofljana. Rocha intercetta un ottimo pallone in metà campo, supera un avversario, poi cerca di superare Diego Cavina. Salva a terra, poi con le mani l'estremo difensore dell'Augusta, serve Fortino, fronteggiato da Licciardi. Rocha, conclusione di punta. Che... ottima azione dell'Augusta che va a segno con una spettacolare di rete, ancora laterale per Rocha, si libera di due avversari, poi serve Fortino, controlla. 4 minuti dopo ancora Merlino, questa volta mette sul secondo palo, Rocha non sbaglia ed è il conto sorpasso Augusta che ora conduce 4-3. Pallone di poco al lato, bella manovra offensiva dell'Augusta che recupera palla adesso in contropiede, Fortino che segna il gol del 3. Ha creato un solo e autentico pericolo dalle parti di Lyon, un minuto dopo ancora con Rocha e in questo momento arriva il pareggio dell'Augusta Rocha, con Rocha che al 17° minuto e 20 secondi ha pareggiato l'iniziale vantaggio di Giubanski all'ottavo minuto. Azione di certo i quattro gol hanno creato la giusta gioia, attenzione in avanti Rocha e arriva la rete del vantaggio megarese del al secondo tempo. Caos forzato, poi subisce Rino, tiro di Marchigno respinto da Battaglia, arriva Fortino per il tap-in del 3-2, insiste ancora la squadra siciliana, contropiede Rocha del numero 3. Entrambe le squadre hanno vinto l'ultima partita con l'ATS e qui si sblocca il risultato al quarto minuto in vantaggio l'Augusta. Ancora con Sergio Rocha che detta l'azione a Wagner di Oliveira che tende palle e poi dopo la verticalizzazione non sbaglia Sergio Rocha, doppietta per lui, 6 gol in campionato. Poco più di 60 secondi e l'Augusta accorcia nuovamente le distanze, lancio lungo con le mani di Falcone per Sergio Rocha. Rocha poi sul secondo palo per Fortino che non sbaglia, eccolo qui Fortino trova il gol del 5. Più vicina a sbloccare il risultato per tre volte i neroverdi sono stati ad un passo dalla marcatura, è chiamata ad osare di più in fase offensiva. Insistita azione degli ospiti che vanno alla conclusione con Onorio, poi ripartenza dell'Augusta con Rocha, tre avversari su di lui, commette, ha preso posizione, ci poteva stare anche sì, si è un po' lasciato andare sicuramente Rocha, un 0-0 che avevamo visto a Roma con Lazio e Marca. Adesso attenzione però in questo caso la conclusione di Rocha e la bella parata di Bernardi in uscita con Sagliotti che era rimasto a terra.
questa è la conclusione. Di Roma c'è l'uscita è stato bravissimo guardare Bernardi, è un'Augusta che sta tentando in tutte le maniere di portare. Attenzione, bellissima questa conclusione al volo di Roggia, leggermente fuori ma davvero spettacolare, fantastica. Guarda come si è coordinato la gira, è sfortunata la palla, va di mezzo metro fuori il palo, si sta accendendo anche il pubblico e sta cercando di tirare.